Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video Get Ready With Me, quindi mi trucco insieme a voi e farò tante chiacchiere. Prima di iniziare voglio partire subito, vi ricordo di mettere un like a questo video se questo genere di video vi piace e ne volete vedere ancora sul mio canale. Ricordatevi che è sempre di grandissimo supporto. Questo, i commenti sono davvero importantissimi, quindi detto questo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e iniziamo con questo video. Allora, Get Ready, come nei tempi passati, ovvero in salotto, posso fare questa cosa perché sono da sola in casa attualmente. Cristiano è da mia mamma, Mattia a scuola, Nello al lavoro e in realtà volevo fare questo video e fare due chiacchiere con voi domenica, ma domenica c'è stata una mega improvvisata. Abbiamo fatto una cosa bellissima, molto semplice ma molto bella. E ora man mano vi racconto. Io ho già fatto la skincare ovviamente stamattina e dopo aver deterso il viso sono passata a mettere un tonico. Ho messo questo qua di Yepoda. Poi un goccio di siero, il B5 di La Roche-Posay. Vi faccio rivedere meglio, questo è il tonico di Yepoda. E la crema giorno sempre di Yepoda. E il contorno occhi Cara Look di Hello Body. Quindi questi sono stati i prodotti, anche se a volte di mattina sto iniziando adesso che fa un pochino più freddo a mettere sia siero che crema, perché altrimenti in tutto questo periodo estivo, diciamo, mettevo un pochino di crema e basta. Io parto come sempre dalla base e io mi devo semplicemente sistemare, forse dopo devo girare, voglio girare altri contenuti, insomma, non aspettatevi make-up da chissà cosa, anche perché se ci avete fatto caso nel corso degli ultimi 2 anni, la presenza del make-up nel mio canale è sempre rimasta, ma in proporzione decisamente inferiore. Non perché non mi piaccia più il make-up, non perché io non mi trucchi più, nel frattempo vi faccio vedere che utilizzerò il fondotinta di Clinique, Live and Better Clinical, che avevo preso, penso, 6 mesi fa, proprio sul sito di Clinique, e avevo voluto provare anche il correttore abbinato. Entrambi sono nella colorazione CN28 Ivory. Questo fondotinta, ora l'avevo un po' agitato, quindi non si vede, comunque sono arrivata tipo qua, lo utilizzo più tra virgolette nelle occasioni. È un fondotinta che, avendo anche il siero, anche SPF 20, però avendo anche il siero, è come se fosse anche un fondotinta barra trattamento, e per la mia tipologia di pelle è assolutamente indicato. Mi sto alzando lo specchio perché, a prima di tutto, devo prendere le misure con fotocamera, inquadrature, eccetera, eccetera. Qua è venuto il diluvio universale stanotte, ieri sera e stanotte. Una cosa veramente pazzesca. E infatti ho detto, ecco, stamattina volevo girare i Get Ready, è buio. Ora, non dico che non c'è sole, però un po' più di luce c'è. E io lo applico con la spugnetta, sono sempre quelle lì che avevo preso su Amazon un paio di anni fa, un annetto e mezzo fa, forse 2 anni fa ormai, e che ora penso anche di riprendere. Io a volte faccio doppio pump o un pump e mezzo, ma adesso mi va più che bene ottenere questo risultato. Perché quello che voglio è avere uniformità sul viso. Non mi piace troppo strato, non mi piace utilizzare troppi prodotti, non mi va proprio. E metto anche il correttore. Di questo correttore non mi piace molto l'applicatore. È fatto in questa maniera. Mi piacciono di più quelli, sì, con la spugnetta così, però più cicciottosi, tipo quello di Tarte o quello di Nabla, lo Shape Tape di Tarte, che tra l'altro voglio riprendere. L'avevo preso a Dubai ormai 2 anni e mezzo fa e mi era piaciuto tantissimo, e come mi piace tantissimo quello di Nabla.
Ora, appena applico il correttore, stoppo un attimo e prendo qualcosa per elevare lo specchio perché NCS, cioè io non vedo niente. Meglio adesso, metto una goccina di correttore anche sulla palpebra mobile, che così almeno mi uniforma. Così poi mi posso truccare. Rimane abbastanza asciutto sul viso, però io tendo sempre a fissare con la cipria. È abitudine, vabbè. Come cipria sto utilizzando la Lokit di Kat Von D Translucent. Questa è enorme perché sono 19 grammi di cipria e purtroppo è una cipria in polvere libera. Dice la comprata te, purtroppo. Problemi hai? Lo so, però... L'applico con questo pennellone, però la cosa bella è che, ecco, poi si stende molto molto bene e non secca troppo, perché comunque lascia il viso un po' più opacizzato e fissa la base, però senza appesantire. Non faccio nessun lavoro di baking perché non mi interessa questo. Io per tutti i giorni a volte o non mi trucco proprio oppure faccio semplicemente magari solo mascara. Ecco, le sopracciglia le avevo già sistemate prima per avvantaggiarmi, anche perché sennò diventa una noia. E ora come terra metto questa di Charlotte Tilbury, che come potete vedere... C'è una bella conca, è grossa anche questa, quindi hai voglia di utilizzarla nella colorazione 2. Comunque vi lascerò tutto scritto qua sotto, giù nell'info box. Io scaldo leggermente il viso, non faccio assolutamente nessun tipo di contouring importante, cioè risulta poi un contouring, però giusto per dare un po' di colorito. E vi racconto di domenica. E praticamente volevo girare questo get ready perché volevamo andare ai giardini. Schio, ho detto, mentre Cristiano dorme e fa il pisolino la mattina, io sapete che faccio? Ho detto, Annello, vado a girare il get ready, così faccio due chiacchiere e tutto quanto. Mi sarei chiusa nello studio, nel tugurio, come sempre. E poi invece, insomma, Cristiano si è addormentato un po' più tardi rispetto al solito, sta secondo me iniziando un po' a cambiare orari e insomma cresce. Mi sono ritrovata poi alla fine che era troppo tardi, fai una lavatrice, fai un'altra, è venuta mia suocera in questo periodo a trovarci, è stata da mercoledì fino a domenica mattina e i bambini ovviamente super super felici e è stato proprio bello. Io ho avuto un grandissimo aiuto in casa con i bambini, poi aveva pescato i calamari, insomma abbiamo mostrato tutto su Instagram, ha portato una treccia di mozzarella di bufala che veniva da Cava dei Tirreni, Casare mi pare si chiami il caseificio, e tra l'altro una ragazza mi ha detto guarda Ale, io ci vado tutti i fine settimana a prendere qualcosa perché è veramente spettacolare e una goduria, cioè una treccia di mozzarella di bufala così, buonissima. E poi aveva pescato i totani, li aveva congelati per noi e li ha portati, cioè durante il tragitto li ha praticamente fatti, tra virgolette, scongelare e ha fatto totani e patate lei, buonissimo. E domenica mattina comunque è andata via, quindi vabbè, avevamo un po' da pulire, un po' da sistemare, quindi ho dato una sistemata alla cucina, ho riordinato un po', perché comunque quando sono tante persone in casa, inizia a esserci un po' di... Caos. Comunque ora dalla palette Just Peachy Matte di Too Faced, che ancora è validissima, prendo questo colore qua per metterlo sotto l'arcata e poi in realtà mi sono portata anche la Lolita di Kat Von D da utilizzare. Sono diventata comunque ripetitiva con le palette. Fino ad ora ho utilizzato una di Kat Von D, la shade Light Eye. Infatti ho detto vabbè, fammi cambiare. Perso un po' di fantasia, ecco, un po' di quel guizzo di provare. Non ho neanche più acquistato chissà cosa, sono cambiate delle
un po' le priorità, ecco, nella mia vita. Si cresce, si cambia e a volte sono fasi, insomma. Va bene così, l'importante è essere felici e va bene tutto. Sto decidendo che cosa fare. Vabbè, dai, utilizzo questa, vi faccio vedere i colori che ci sono all'interno. Allora, pur essendo dei colori meravigliosi, con dei finish splendidi, quasi effetto bagnato specchiato, questo è il mio preferito, ma anche questo è molto bello. Questi sono dei glitter invece. Farò un qualcosa di più delicato. Penso ora di andare nella piega dell'occhio con questo qui. E se ho bisogno, metto anche un po' di questo marroncino. Quindi inizio così, continuo a chiacchierare, ripeto, non voglio fare niente di pesante. E tra l'altro io non sono abituata a truccarmi qua, quindi non ho la percezione della luce come ce l'ho di solito nello studio. E, erano le 11 passate e tra una lavatrice e l'altra Nello mi fa, ma che ne pensi oggi per pranzo? Cosa mangiamo? Va bene se facciamo qualcosa di semplice? Ho detto io sì, va benissimo, perché tanto, cioè, sarà mangiato la pizza il giorno prima, sarà stati al ristorante il sabato, insomma, ho detto sì, arrangiamo con qualcosa di semplice, va benissimo. Però allo stesso tempo, allora, avevano messo brutto tempo poi nel pomeriggio, quindi se si voleva fare un giro ai giardini coi bimbi c'era da andare tarda mattinata, ecco, o primissimo pomeriggio. Quindi io ho detto: senti, sai che c'è? Ho detto: e se si portassero i panini, magari facciamo dei panini, portiamo due cracker e qualcosa da bere, facciamo tipo un picnic? E quindi dice Nello: sì, dai, bella idea, facciamolo. E quindi Nello è corso qua al supermercato vicino. Ha preso pane, qualcosa di affettato, qualche, e siamo andati a dei giardini qua a Prato, insomma, vicino a casa. Vicino non che ci si può arrivare a piedi, però insomma vicino, senza andare chissà dove, ecco. E quindi abbiamo fatto questa improvvisata. Di solito io per prima tendo a programmare, o comunque, eccomi, tra l'altro mi sono accorta che c'è Orso qua, che ogni tanto Cristiano lo prende, lo culla, insomma. Vabbè, ci gioca, ecco, in sostanza. E stavo dicendo prima, avevo finito lo spazio della memoria, che io tendo sempre a programmare non alle 9, facciamo questo, poi alle 10, anche se a volte serve, per determinate cose, perché è una cosa che aiuta. È capitata questa improvvisata ed è stato bellissimo, è stato veramente veramente bello. Stavo vedendo che qua non c'è niente che mi ispira. Bello, ho preso una palette che. Vabbè, ascoltate, metto lo stesso, me ne frego. Metto un po' di luna, perché alla fine è il colore rosato che mi piace, l'unico colore rosato luminoso. E quindi, anche se è più specchiato di quello che volevo. Pace, però è tanto tanto bello. Ho dovuto chiudere perché c'è gente sotto che parla talmente a voce alta, che grida. Non mi piaceva, si sentiva davvero troppo. Oggi, tra l'altro, devo portare anche Mattia al corso di nuoto. Lo abbiamo segnato appunto in piscina, almeno per questi primi 3 mesi, per vedere un po' come andava, cioè, ha fatto la prova, gli piaceva, però anche per vedere come, anche perché insomma c'è da imparare a 5 anni, anche per esperienza professionale mia passata, e poi perché comunque al mare tendeva a volersi levare i braccioli in determinate occasioni, insomma è importante a 5 anni. Io l'avrei segnato anche verso la fine della primavera scorsa, ma era tutto chiuso causa. Insomma, la situazione che c'era, o comunque causa alle decisioni, insomma, che avevano preso dall'alto, non ho potuto fargli fare quei 2 mesi di 3 mesi, insomma, di piscina, tipo aprile, maggio e giugno, una cosa simile. Volevo fargli fare, ma non aprivano, non facevano niente. E quindi niente, vi stavo dicendo che andrò a portare Mattia a nuoto così. E
Non sono più abituata io, anche a fare un trucco così che è semplicissimo, non sono più abituata. Ho dimenticato la matita marrone che volevo mettere nella rima ciliare superiore, quindi ora continuo con le guance, non ho assolutamente nessun tipo di fallout. E sulle guance penso di mettere un po' di questo blush, Waterflower Magic Blush 01 Peach, Peach 3, questo qua della Kiko. Quindi abbiamo fatto fagotto, domenica abbiamo preso e siamo andati ai giardini e i bambini si sono divertiti tantissimo. Ho fatto un reel che ho pubblicato della giornata per condividere con voi alcuni momenti e come ricordo appunto per me. E bello, 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 bello. E bello perché c'è. Ancora di più questa situazione ci ha insegnato di godere proprio delle piccolissime cose, di quanto una passeggiata, un'attività banale all'aperto fa invece tantissimo. Ecco, senza essere precisi, faccio una riga sottilissima con la Long Lasting di Essence. E sottile sottile poi sfumo un pochino con un pennello così vedete in punta. Questo è anche troppo cicciotto ma chi se ne frega perché c'avevo quest'altro simile più sottile più adatto però è sporco di nero quindi evito perché non volevo il nero oggi e quindi abbiamo fatto questa cosa qua. Fatemi sapere se voi siete più tipi da programmare o da improvvisate. Io devo dire la verità, forse sono più da programmare e organizzare, come è a volte anche logico, però ci sono anche le persone che vivono un po' tutto alla giornata. Ecco, quello no, non tutto completamente alla giornata non mi riesce. Però ecco, sono di mentalità aperta che comunque sono aperta anche a queste improvvisate, a queste cose così. Ora, se inizia la stagione delle piogge, come vedo che ha iniziato a fare, sarà un po' più difficile stare all'aperto. Però io a ogni occasione voglio uscire, voglio fare cose all'aperto, ripeto, anche se non sono, tra virgolette, niente di che, io le apprezzo davvero, davvero tantissimo. Ora, mascara, metto prima una passata di Black Bubble di Neve, che è naturale, preferisco sempre, perché il Lash Princess, questo qua verde di Essence, a me piace tantissimo, però un pochino, trovo le ciglia un po' seccate la sera. Stanno bene, però quella sensazione di avere le ciglia un po' seccate, quindi sotto, tra virgolette, a mo' di primer o comunque come prima, vabbè, lo raccolgo dopo, come prima passata metto il Black Bubble, anzi faccio una cosa, metto il mascara da sola, che già faccio anche troppi pastrocchi e poi torno. Ho sciolto i capelli, ho messo anche il mascara. Non sono molto soddisfatta dei capelli, di se ora che c'entra i capelli con il Get Ready, perché ho fatto un altro test con dei prodotti che ho acquistato da Tigotà ormai un mesetto fa abbondante. E sono un gel e una spuma, però perché ero curiosa, anche quelli sono approvati dal metodo, ho detto vabbè li voglio provare. E allora il risultato non è che sia brutto a vedersi perché comunque c'è tanto volume, sono venuti anche, cioè a primo impatto belli, però li sento un po' secchini. E ci sono delle zone dove forse non sono arrivata ad applicare abbastanza prodotto, vi faccio vedere qua, cioè proprio annodati, cosati, dei nodi pazzeschi, cosa che con altri prodotti non mi capita, vedete? Cioè qua c'ho un nodo
una cosa abominevole qua sotto. Io tendo ad avere i nodi là sotto, ma così non mi stava succedendo da una vita, cioè mai mi succede. Serve tanto prodotto di queste cose quando c'hai i capelli bagnati mentre ti stai facendo lo styling, sembra che siano i capelli della vita. Ripeto, mi piaccio perché, cioè, guarda qua, però, cioè, anche come volume, vedete come stanno belli, però vabbè. Considerazioni sui capelli, poi dopo casomai farò un video, no, casomai, devo fare tanti video sui capelli perché ho tante cose da dire. Allora, come rossetto, visto che ho usato base, cioè fondotinta e correttore di Clinique, uso questo rossetto di Clinique che era uno dei miei preferiti qualche tempo fa. Loro lo chiamano come Plum Pop, è il numero 14 dei Clinique Pop Lip Color più Primer. Comunque, questo è il colore, che più che plum è un rosa. Vedete? È un rosa. Messo così è carico, poi nel corso della giornata va a scaricarsi e nonostante abbia un finish lucido. Aspettate. Non è un rossetto sbrodolone, non ve lo ritrovate qui. Poi quando scarica colore tende ad andare via di intensità, però rimangono le labbra pigmentate e infatti l'avevo usato tantissimo e quindi niente, avevo voglia di un po' di rosa, anche perché queste tonalità così mi piace come in estate. Io direi che ho finito insomma il video e spero tanto che vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Io vi leggo qua sotto nei commenti. Fatemi sapere anche cosa, non lo so, nei prossimi fine settimana. Sia di attività che vorrete fare in famiglia, sì, anche da soli, sia all'aperto che in luoghi all'aperto che al chiuso, così vi leggo e prendo anche un po' di spunto, perché ovviamente non è che tutti state a Prato, non so chi è sta a Prato comunque. Vabbè, io vi leggo e magari cerco cose simili vicino, insomma, mi date qualche idea a cui sicuramente non ho pensato. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi lascio al prossimo video. Ciao!